del ventennio, possiamo dire che in Italia vi è negli anni 20 e negli anni 30 una reinterpretazione, a mio parere, molto intelligente della tradizione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli architetti di quell'epoca riescono a conciliare in vari modi, con più stili che poi vedremo avanti, la tradizione antico romana con i nuovi concetti moderni del Novecento, quindi con tutte le influenze degli architetti europei di quell'epoca. I due stili fondamentalmente prevalenti in quell'epoca possiamo riassumerli in due: il cosiddetto razionalismo funzionale è il monumentalismo semplificato o neoclassicismo romano. Che differenze ci sono tra i due, più che altro tra questi due con il passato? Possiamo dire che il razionalismo funzionale, i concetti di funzionalità e di bellezza, no, tornano insieme. Che cosa vuol dire? Che sì, iniziano a progettare edifici la cui destinazione d'uso è prevalente, ebbene si va ad amalgamare sia col contesto sia con la forma che la racchiude. Forma esterna e disposizione architettonica interna vengono per la prima volta correlate. C'è un ritorno quindi all'architettura accademica, alla regola, alla riscoperta della sezione aurea, alle proporzioni, al bello, al funzionale, mentre invece l'architettura monumentale, oltre a riprendere questi concetti del funzionalismo razionale, vi è un'idea di bellezza più monumentale. Questo lo rivediamo oltre che dalla funzionalità in pianta all'utilizzo dei materiali costruttivi che si rifanno agli stessi utilizzati nell'epoca romana, quali il travertino, marmo, pietra, mattoni. Che un'altra caratteristica, secondo me, peculiare di questo stile, che come vedremo avanti, si imporrà, no, alla fine del ventennio come stile che meglio rappresenta il regime fascista, è la grandezza, la monumentalità degli organismi architettonici creati maggiormente da Piacentini, che è uno dei direttori architettonici di quell'epoca. Possiamo fare magari un paragone tra gli architetti di razionalisti e quelli monumentalisti. I più importanti nell'architettura razionale sono Libera, Moretti, Pagano, Terragni. Le opere di rilievo, una delle opere maggiormente di rilievo nell'architettura razionale, come se fosse il manifesto dell'architettura razionale di quell'epoca, è la Casa del Fascio di Como, dove l'impianto volumetrico, come ho detto in precedenza, si rifà ed è regolato dalla sezione aurea, regole accademiche della tradizione romana. Oltre alla Casa del Fascio di Como, a Roma possiamo vedere il Palazzo dei Congressi all'Eur, piuttosto che l'edificio delle Poste di Via Marmorata. Oppure un'altra, forse una degli impianti architettonici razionali che sono arrivati ad oggi a noi ancora fortunatamente intatto, è il Foro Italico o Foro Mussolini.
Mentre d'altro canto, poi le differenze sostanziali tra le due architetture le vedremo poi nel complesso dell'EUR. Le architetture più di rilievo dell'architettura monumentalista, possiamo dire, quella mandata avanti diretta da Piacentini, è il Palazzo della Civiltà e del Lavoro, cosiddetto a Roma il Colosseo Quadrato, che secondo me fondamentalmente è la sintesi della bellezza architettonica. Sia moderna e, fatemelo dire, per me contemporanea. Tutt'oggi, chiunque passi dall'Eur, anche colui che non ha mai aperto un libro di architettura, sfido io a non sentire un senso profondo di bellezza. È la sintesi della bellezza, se vogliamo fare un'analogia poi completamente personale, nell'arte, secondo me, è come un quadro di Mondrian, il cui artista è arrivato, secondo me, alla sintesi del concetto artistico, secondo lui lo semplifica, no? E lo rende puro, come il monumentalismo di quest'opera eccelsa, no? Dove viene utilizzata il marmo, no, il marmo no, ho sbagliato, il travertino, la pietra, viene monumentalismo semplificato perché? Perché tutti gli archetipi come, architettonici della tradizione romana vengono scaricati da quell'eccessivo decorativismo di quell'epoca. Noi non vedremo mai un capitello corinzio all'interno di un'architettura fascista. Noi vedremo una colonna stilizzata. Noi non vedremo mai il cornicione del Michelangelo di Palazzo Farnese. Decorato con le modanature, con tutti i fronzoli, eccetera, eccetera. Noi vedremo degli aggetti completamente regolare, come un parallelepipedo, però o di marmo di travertino. È come se fossimo arrivati all'essenza, no? È come se gli architetti di quell'epoca avessero sintetizzato il bello. Altre opere che tutt'oggi a Roma seguono questo stile, noi le vediamo tutti i giorni e magari non lo sappiamo. Come? Via della Conciliazione. Di Piacentini, come Ponte Flaminio, travertino marmo, il decorativismo di quell'epoca è inserito nell'architettura tramite statue, tramite la scultura che fa da corollario, ovviamente. La figura è quella del maschio. Un'altra delle opere architettoniche di quell'epoca è la stazione Termini, oppure la stazione centrale di Milano, tutt'oggi arrivata a noi intatta. Nei primi anni 20, in concomitanza quindi con l'avvento del regime fascista,
vi era già un dibattito, era in corso un dibattito sul tipo di architettura da intraprendere, perché comunque al di là delle esperienze che però nel campo architettonico poi non hanno avuto un riscontro reale del futurismo. Sostanzialmente la produzione architettonica edilizia era ancora quella fine ottocentesca, quindi un'architettura neoclassica umbertina, ecco. E quindi nei politecnici i giovani architetti studiano nuove forme, nuovi linguaggi, anche sulla base delle esperienze che in quel contesto storico si andavano formando in Europa, ma anche nel mondo, anche in America, l'international style, insomma quello che poi è stato definito international style, uno stile. Lo stile sostanza del movimento moderno. Quindi si prende strada dal futurismo, dal funzionalismo, che come diceva il mio collega, in qualche modo ribalta un po' il concetto di architettura classica anche sul piano della composizione dei volumi. Se nell'architettura classica la forma determinava la funzione, qui si cerca di invertire il dato, o meglio, si parte dalla funzione anche a dispetto della forma, per poi ritrovarla in un secondo momento. E da lì poi si arriva intorno alla metà degli anni 20, alla formazione dei primi gruppi di architetti cosiddetti razionalisti. Questi architetti però non vanno in contrasto con la tradizione, ma cercano di reinterpretarla anche sulla base delle nuove esigenze del vivere. Ora accenneremo anche non soltanto all'architettura in senso aulico, ma anche all'architettura del vivere, quindi anche le realizzazioni dei complessi edilizi nelle varie città. E quindi questo, diciamo, fino al finire degli anni 30, degli anni 20, scusate, risulta essere l'approccio di buona parte del panorama degli architetti in Italia. Insieme a questo però ci sono anche delle tendenze che sono un po' più classiciste, come un movimento che poi coinvolgerà anche fu altre forme d'arte, che è il cosiddetto Novecento, il movimento del Novecento italiano. Che cosa succede? Che poi si va formando attraverso quindi queste diverse esperienze stilistiche, si va formando in Italia, cosa che magari non accade in altri paesi d'Europa, attraverso questo dibattito, anche uno stile che poi risulterà essere per tutti gli anni 30, evolvendosi poi nelle varie forme, lo stile Littorio. Che ha delle determinate caratteristiche. Il regime che poi alla metà degli anni 30 diventerà impero con la proclamazione e la conquista delle terre d'oltremare, ha comunque la necessità di avere una sua architettura, che però non è un'architettura di Stato. Lascia agli architetti la possibilità di sviluppare le proprie idee, che vedremo poi anche in manifestazioni molto interessanti
riflettersi sui territori conquistati, quindi sulle colonie, soprattutto quelle dell'Africa orientale, dove in molti casi ci si è trovati di fronte addirittura a dei fogli bianchi completamente da scrivere. Non so, le colonie italiane del Dodecaneso o quelle d'Albania avevano, quei territori avevano comunque già un loro impianto urbanistico, una loro struttura, anche una loro storia, mentre in Etiopia, in Eritrea, tutto questo non avviene. Al di là di fornire in questi territori delle più necessarie infrastrutture, ci si trova di fronte proprio a un foglio bianco, come ho detto, cioè alla possibilità, anzi, di poter disegnare la città dell'utopia, insomma, e con esempi poi particolarmente brillanti, come mi viene in mente la città di Asmara, più che Addis Abeba, cioè sulla quale comunque è stato fatto cioè c'è stato un grande dibattito su come governarla. Caratteristica più che caratteristica, vorrei sottolineare una differenza possiamo dire, ho riscontrato tra l'architettura dei regimi totalitari, quali per esempio quello comunista dell'Unione Sovietica piuttosto che nazista e quello fascista. È interessante come i regimi totalitari, comunista e nazista, impongono, no? Copie pesanti e sovraumane dell'architettura del passato, di un classicismo che fondamentalmente nemmeno gli apparteneva. Quindi, dando agli architetti di quell'epoca, del proprio stato, del proprio regime, delle regole, dei diktat da seguire. La differenza sostanziale è proprio che gli architetti italiani di quell'epoca non gli è stata mai imposta una direttiva rigorosa, sono sempre stati liberi di esprimersi, quindi vi è un prolungamento dello stile classico reinterpretato, come ho già detto, intelligentemente, soggettivamente, dagli architetti di quell'epoca. Non si arriva mai a organismi architettonici megalomani, cioè possiamo dire che l'edificio megalomane, se vogliamo dire, il più grande dell'architettura fascista di Quagliate, che meglio rappresenta forse, no, la grandezza della nuova Roma, è proprio col suo quadrato, che è vero che può non sembrare a misura d'uomo, ma quando stai sotto, insomma, non ti senti di fronte un edificio che proprio non ti appartiene, o megalomane, e comunque nella sua grandezza, armoniosità, è sempre equilibrato. E proprio per questo motivo, perché il regime fascista non dava delle direttive
totalitarie, rigorose, che vi è proprio una grandissima varietà di creazioni in quell'epoca, grandissima varietà che possiamo rivederla tutti i giorni passando per l'Eur, dove architettura razionale, funzionale, architettura monumentale si compenetrano e coesistono armoniosamente tra di loro e non vi è un'architettura razionale identica all'altra, vi sono degli sti, dei concetti guida, no? Che come nell'epoca rinascimentale che ti fanno, che ti riportano a quell'architettura. Ed è bello pure vedere come lo Stato ordina ad architetti con ognuno con delle concezioni differenti l'uno dall'altro, ordina di costruire, no? Organismi architettonici nuovi. Non vi è quindi solo uno stile rigoroso, non vi sono delle imposizioni ed è proprio per questo che l'architettura romana fascista di quel tempo si è evoluta addirittura anche dopo la guerra, arrivando a noi fino agli anni 60 e ai primi del 70. Architetti italiani che opereranno nelle colonie d'oltremare si troveranno di fronte condizioni climatiche, culturali, di paesaggio completamente diverse da quelle della madrepatria. E differentemente da quello che era stato fatto dagli altri paesi colonizzatori, l'Italia mostra una sensibilità verso quella che poi verrà definita l'architettura dei luoghi, cioè cercare di non sovrapporre a questi territori la propria architettura ufficiale, ma ricercare un dialogo con l'edilizia autoctona nei casi in cui questa fosse minimamente preesistente. E anche una certa attenzione e ricerca, cura verso l'utilizzo di materiali presenti nei vari territori, anche riproporre nelle forme delle architetture che si andava realizzando, dei simboli che potessero ricordare quelli delle culture locali. Gli architetti che più furono brillanti, operativi nei territori delle colonie africane furono senz'altro quelli razionalisti. Quelli comunque di formazione razionalista. Ad Asmara, ad esempio, che conserva un patrimonio architettonico riferito a quel preciso periodo storico notevole, ci sono delle opere che sono in riscoperta in questo periodo, come ad esempio la ex stazione della Fiat, che è si presenta come un edificio di ispirazione futurista. La forma ricorda quella di un aereo, quindi il movimento,
moto, insomma, cioè il riprende proprio i concetti del futurismo, e, ma anche altri edifici pubblici, il cinema Impero con le facciate che ricordano moltissimo quelle dei cinema contemporanei che si andavano facendo a Roma o nel resto delle città d'Italia. Alcuni esempi, come l'ufficio postale di Asmara, anche con di notevole pregio, anche sotto il punto di vista della cura, dei dettagli, del mobilio, come anche delle finestrature, con non so, una particolare attenzione, mi viene in mente con le finestre della facciata dell'ufficio postale, che presentano delle forature che ricordano il quadrante di un orologio. Quindi ecco, molta, molta, molta attenzione, molta cura nei dettagli, direi quasi sì, amore per il disegno. Pensa che il Colosseo Quadrato, io, se a me chiedono l'opera architettonica più bella di tutto il mondo, di tutta l'era, per me è il Colosseo Quadrato, ma è proprio, l'ho preso come esempio pure nella progettazione 2 con Petruccioli, Bonanima, che è morto, dove mi mettevo a progettare palazzi con archi, perché è bello, cioè è bello, metafisico, bello. No? Anche anche l'arte metafisica di De Chirico, che dei primi del Novecento influenza tantissimo l'architettura monumentale di quell'epoca, vedi, come le prospettive, gli spazi aperti, per questo che comunque lo stile architettonico fascista non si parla solo di stile architettonico ma anche di impianto urbanistico, e attenzione, è tantissimo. Se l'Italia è quella che è ad oggi, a parte l'ideologia, è grazie a Mussolini e agli architetti di quell'epoca. Basta pensare all'impianto urbanistico dell'Eura, o E42 chiamato. Perché E42? Perché era l'impianto urbanistico progettato assieme a palazzi con varie funzioni, no, apposta per l'esposizione universale del 1942, esposizione che penso che tutti sappiamo che non venne poi fatta, anche perché il 42 cadde in mezzo alla seconda guerra. Ed era esposizione in cui si doveva andare a ricordare i 20 anni della marcia su Roma. Interessante vedere come anche l'impianto urbanistico, no, di Mussolini di quell'epoca si fa ovviamente alla tradizione antico-romana, cardo e decumano, dove c'è l'asse principale della Cristoforo Colombo. Pensare pure che gli architetti di quell'epoca guardano anche al futuro, alla macchina, alla rivoluzione industriale, a ciò che da lì le fabbriche, no, porteranno avanti, al cambiamento dei costumi, e già ci pensano, no? Quindi anche se vogliamo rapportare l'ampiezza metrica della Cristoforo Colombo di quegli anni alle strade o ai impianti stradali di fine 800, cioè non c'è paragone, è tutto. Oggi vediamo che chi vuole dal Circo Massimo andare fino ad Ostia, un po' a seconda degli orari di punta, un po' ci mette. Quindi cardo e decumano, ascissa ordinata, che si compenetrano, e nei punti essenziali
l'obelisco, no? Elemento architettonico dell'antica Roma, della Roma dei papi, no? All'Eur, l'obelisco segna proprio il punto focale del decumano impianto Eur di quell'epoca, dove da una parte vediamo il Colosseo quadrato monumentale opposto, no, al Palazzo dei Congressi razionalista e funzionale. Impianto urbanistico, architetture che comunque verranno completate nel dopoguerra e anche urbanisticamente poi ampliate. Basti pensare ai Giochi Olimpici del 1960, all'interno di questo impianto urbanistico, progetto del 1938 a guida, a supervisione ovviamente di Piacentini, con Libera, Moretti, Pagano e tutti praticamente gli architetti razionalisti di quell'epoca che si esprimono liberamente sotto ovviamente la supervisione e direzione e coordinamento di Piacentini, e mi pare anche corretto. Basti pensare a Pierluigi Nervi al Palazzetto dello Sport, all'impianto urbanistico del laghetto dell'Eura, al Fungo, no? Tutte opere architettoniche degli anni 60 a dimostrazione come a dimostrazione del fatto che l'influenza fascista dell'architettura prima della guerra continua anche dopo la guerra, continua in maniera oculata e armoniosa e sostanzialmente si amalgama bene con l'architettura della prima della guerra. Pensare anche che anche fino ai giorni d'oggi, no, l'euro è in continuo sviluppo, basti pensare alla nuvola di Fuxas o ai continui restauri che subisce il Colosseo quadrato, oggi affittato a Fendi fino al 2028, sì, è vero. Affittata a Fendi, ma la destinazione d'uso è vincolata, quindi il piano terra comunque resta tutto una parte dedicata, destinata a museo. Cioè, ancora oggi l'Eur è in continua evoluzione. Se uno vuole toccare con mano che cosa significa la differenza di questi stili, sarebbe bello che una domenica prendesse la macchina, la parcheggiasse e si facesse un giro in serenità. L'Eur è la parte concepita in occasione dell'esposizione universale, poi oggi appunto proprio per i suoi richiami alla metafisicità è anche teatro di posa di set cinematografici. Ora non ricordo, ecco, recentemente un film, ho visto un film molto bello al cinema. Per buona parte ambientato tra le varie scale, tra le varie scalinate e portici dell'Eur, ma insomma nel corso degli anni probabilmente mi sfuggono anche esempi più importanti, ecco, però si presta anche a questa. Interessante ricordare, è interessante che ricordare come 4-5 anni fa vi è stato il progetto del Gran Premio di Roma, no?
Gran Premio automobilistico di Formula 1 di Roma, dove si pensava di costruire il percorso automobilistico tra Ah, le quello. strade principali dell'Euro, cioè un quartiere che ancora oggi, ma piuttosto che oggi, è proprio uno dei quartieri forse più belli e affascinanti e dove comunque si è trasferito i misteri dell'economia, della finanza, gli uffici, il terziario, il Vero, proprio centro direzionale, polo sì. direzionale già pensato sin da quell'epoca, interessante. Mussolini è stato sempre attento che comunque l'architettura fascista romana non è stata, o gli impianti urbanistici di cui abbiamo parlato come l'Eur 42 non riguardano solo Roma e nemmeno le colonie, riguardano anche città costruite quasi dal nulla nel Lago Pontino come Sabaudia, Sabaudia, no? Littoria. Vittoria, no? Dove comunque c'è sempre la concezione dell'ufficio amministrativo di dare una centralità alla città, di inserire sempre gli uffici amministrativi di comando della zona interessata, di creare sempre la piazza, il tutto con forme più che monumentali, in questo caso si parla di influenze razionaliste più che monumentali, anche perché il monumentalismo io lo vedo fondamentalmente più a Roma che nelle altre città create da Mussolini, anche per una questione di materiali proprio legati alla città. Quando anche l'edilizia del dopoguerra, ma non tanto del dopoguerra quanto della fine degli anni 60, inizio anni 70, dove siamo invasi da questo eclettismo speculativo mostruoso, quando uno inizia a fare una cosa brutta, tutti la comprano. Perché la comprano? Perché c'è solo quello sul mercato, fondamentalmente uno si abitua a vivere nel brutto. No, e questa è una cosa buona di questi anni, che comunque con l'avvento di internet, delle tecnologie, la conoscenza l'ha portato un po' di tutti, quindi la gente inizia a informarsi, le case brutte non si vendono più. Anche l'edilizia popolare a Roma, ad esempio, per me è ferma a quella, cioè le ultime realizzazioni interessanti sono quelle di epoca fascista, dal dopoguerra in poi, Corviale edilizia popolare, ma prima di Corviale comunque, cioè è negli anni proprio 50, 60 e 70 che sono state fatte. Anche solo il villaggio olimpico, il villaggio olimpico, dove razionalisti che vanno avanti anche nel dopoguerra con nuove influenze come Pierluigi Nervi, no? Che si insedia perfettamente all'interno di queste crocette. Tutt'oggi quelle crocette, a parte che Mussolini comunque era avanti e pensava già all'edilizia sociale con degli ottimi, insomma, interventi che tutt'oggi praticamente vengono classificati come degli A2 signorili, insomma,
ma già sviluppare un progetto come quello del villaggio olimpico, già pensando all'utilizzo successivo, cosa che negli expo attuali, no? Oppure nei villaggi olimpici delle altre città, che cosa si vede? Che quando finisce praticamente quell'evento, come possa essere le Olimpiadi o l'Expo, poi quell'area è completamente per conto suo. Bello, è stato lì, è stato molto interessante il progetto In a Casa, quindi la gestione successiva all'evento delle Olimpiadi degli anni 60, dove questi stessi alloggi completamente razionalisti, no? Vengono poi assegnati dopo che gli atleti di tutte le nazionalità lì vivono, vengono assegnati praticamente con delle liste di attesa a chi più ne ha bisogno, no? E per questo è tutt'oggi le case del villaggio olimpico vengono venduti a prezzi abbastanza sostenuti. Anche perché una caratteristica poi importante dell'epoca fascista è la qualità dei materiali. Tutte le costruzioni degli anni 20, degli anni 30, anni 40, fino ai primi anni 60, tutt'oggi sono, uno, dal punto di vista strutturale, ancora in piedi. Penso che non si vedrà mai dei fenomeni come quelli dell'Aquila, insomma, dove praticamente la speculazione arriva pure, no, a determinare un risparmio sulla qualità del calcestruzzo che viene inserito all'interno delle casseforme. Tutt'oggi i materiali utilizzati fino agli inizi degli anni 60, a parte ovviamente l'ordinaria manutenzione che ogni organismo architettonico deve avere ogni 10 anni come minimo, sono tuttora in piedi, possiamo dire, non li butti giù nemmeno con appicconate, complicato. Mentre vedi tutta l'edilizia economica popolare, tutti gli edifici costruiti nel 70-80 e gli edifici del 90, che già dopo 3-4 anni sono fatiscenti. Questa adesso è una tematica dove anche chi non ha studiato architettura, chi non è un tecnico, inizia a farla un po' sua. Io che sto in questo campo vedo gente, medici o professionisti o operai, no? Che la prima cosa che chiedono è la qualità della costruzione o l'ultima volta che è stato restaurato. Insomma, questa è una tematica che sta venendo fuori un po' per tutti. Anche un'attenzione per i progetti, sempre riferendoci all'edilizia residenziale pubblica, i grandi lotti popolari presentavano delle volumetrie interessanti dal punto di vista compositivo. Mi viene in mente una casa d'abitazione a via 21 Aprile, realizzata dall'architetto De Renzi, molto molto interessante, peraltro poi mostrando le facciate su strada, di ispirazione classicheggiante. Che però poi invece nelle corti interne rivelavano un esperimento quasi futurista, cioè questa unità d'abitazione è stata realizzata alla fine degli anni 20, forse 1930, e aveva i corpi scala completamente vitrei.
insomma, oltre ad avere una vivibilità notevole anche oggi, ormai quello è uno degli esempi, anzi più, lo citavo forse come uno degli esempi più edificanti di architettura intensiva, ecco, almeno a Roma. Poi ci sono anche, ecco, dei lotti interessanti alla Garbatella, parlo della parte non a Villini, parlo della parte più intensiva, Montesacro anche, e anche Monteverde, insomma, comunque un'edilizia che oltre a essere solida, a presentare appunto delle finiture che interessanti, importanti, avevano anche delle discrete spazialità, delle distribuzioni interne soddisfacenti, quasi quanto quelle delle case dei ceti più abbienti. C'è un aneddoto molto interessante sul Colosseo Quadrato, che più che un aneddoto ho letto che si vengono utilizzati anche per quello stile monumentale dell'antica Roma il pietro travertino, perché nel 38 30, o 39 durante la guerra di Etiopia, no, vi sono state delle sanzioni all'Italia e quindi acciaio e calcestruzzo non ci arrivavano, quindi si parla di un'architettura autosostenibile, autarchica anche dal punto di vista dei materiali. Questa è una cosa interessante che non sapevo. In Italia fondamentalmente l'ultimo stile riconoscibile è questo qua, no? E comunque arrivare a un quarto sviluppo su Roma, no? Dopo l'Eur 42, con tutte le norme tecniche di attuazione con il piano, è complicatissimo. Infatti ha fatto fatica Richard Meyer a progettare il nuovo altare della Parra, come ha fatto fatica la nuvola di Fuxas, come faranno fatica tanti altri architetti che comunque si devono confrontare con un passato altamente imponente. Quindi ottimo, crei un'architettura, no, nuova e di impatto, che comunque sei a Roma, è imponente, la devi fare.